Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Grande spazio ai nuovi progetti, dopo il successo di Caravaggio, L'anima e il sangue, dal 4 al 10 ottobre arriva al cinema Michelangelo Infinito, nuovo film d'arte dedicato a Michelangelo Buonarroti e alle sue opere immortali. Si tratta di una produzione originale Sky con Magnitudo Film, realizzata con la collaborazione dei Musei Vaticani. Nei panni di Michelangelo c'è Enrico Loverso, mentre in quelli di Giorgio Vasari troviamo Ivano Marescotti. Rimaniamo in Italia con Moschettieri del Re, nuovo film diretto da Giovanni Veronesi. Le riprese sono in corso proprio in questi giorni in Basilicata, nel cast per Francesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Valerio Mastandrea, con Margherita Bui nei panni della regina Anna e Alessandro Haber in quelli del cardinale Mazzarino. Intanto Idris Elba tornerà dietro la macchina da presa per dirigere e interpretare per Netflix una rilettura moderna de Il Gobbo di Notre Dame. The Hollywood Reporter descrive il film come un'esperienza sonora e musicale. Non sarà la prima regia firmata dall'attore, che è già all'attivo, Yerdi, lungometraggio presentato a due festival importanti, il Sundance e Berlino. Passiamo dal grande al piccolo schermo con John Malkovich, che vestirà i panni di Hercule Poirot in The ABC Murders, nuova serie TV prodotta da BBC e Amazon Prime Video. Saranno solo 3 episodi e si baseranno sul romanzo di Agatha Christie, La serie infernale, uscito nel 1936. Nel cast anche Rupert Grint, ovvero il Ron Weasley di Harry Potter. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!